Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. La prima pagina dedicata alla cronaca. La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto 1.400 green pass falsi. In manette sono finiti un medico ed un farmacista. È stato sospeso dal lavoro. Denunciate 35 persone e sequestrati 21.000 euro. Falsificavano i Green Pass e per questa operazione si facevano pagare fior di quattrini. Così un medico è finito in carcere ed il suo sodale farmacista non potrà più esercitare la sua professione. La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto la truffa messa in atto dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021 e che aveva prodotto ben 1.400 Green Pass falsi, il tutto partendo da alcuni controlli fatti in locali notturni. Indagate 35 persone che avrebbero usufruito dei certificati senza aver mai effettuato il prelievo orofaringeo, ossia il tampone necessario per attestare il mancato contagio da virus. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 21.000 euro quale compenso illecito percepito dal medico per rilasciare le certificazioni. In base a quanto accertato dai finanzieri astigiani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, il medico indagato utilizzava le credenziali di accesso al sistema informatico dell'ASL di Asti di altri due colleghi che avevano volontariamente concesso la loro password. Ha effettuato così 1.404 tamponi a nome di altri medici. E tre squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora in azione al lavoro tra Conzano e Occimiano nel Casalese per un vasto incendio che è scoppiato tra San Maurizio di Conzano e appunto Occimiano all'Aberto e Genovese, un'azienda della zona. Prendere fuoco sarebbe stato un fienile, fortunatamente non ci sono vittime e neanche feriti, ma si è prodotto un grandissimo fumo che è stato visto anche a chilometri di distanza. Dopo mesi difficili a causa della pandemia, la Liguria può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dire di aver messo all'angolo il Covid grazie alla scienza ed anche alla campagna vaccinale. La nostra regione, infatti, è la quarta con meno casi positivi al Covid, dietro soltanto al Molise e alle province di Trento e Bolzano, ha detto il presidente della regione Liguria. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono diminuiti del 25% a fronte di un dato nazionale calato del 29,6%. E questo è sicuramente un dato confortante che conferma che la strada intrapresa è quella giusta, ha detto ancora il presidente della regione Liguria in merito appunto ai dati d'andamento della pandemia in Italia e con particolare riferimento alla sua regione. Numeri che confermano come la Liguria sia ormai in una fase di piena ripartenza dopo anni difficili segnati dalla pandemia. La Regione Piemonte per il secondo anno consecutivo autorizza la pulizia degli alvei dei fiumi, operazione necessaria per migliorare, scusate, la sicurezza dei territori attraversati dai fiumi e dai torrenti. Il programma è coordinato da Regione Piemonte e Alpo. In pratica sarà concesso asportare complessivamente oltre 920.000 metri cubi di materiale littoide. Saranno autorizzati nel totale 139 interventi di manutenzione in tutto il Piemonte, come viene sottolineato nel comunicato ufficiale, sarà una pulizia degli alvei dei fiumi a burocrazia zero. Lo snellimento delle pratiche burocratiche, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione, permette alle aziende di operare rapidamente su attività precedentemente considerate poco accessibili e quindi ai territori di guardare con maggior serenità alla messa in sicurezza dei fiumi. Ad Alessandria gli interventi saranno fatti in 21 tratti fluviali e potranno essere asportati 168.000 metri cubi di materiale littoide. A Torino in 29 tratti fluviali, ad Asti in 22, a Cuneo in 40 tratti con circa 320.000 metri cubi di materiale asportabile. Sono tutti minorenni tra i 14 e i 17 anni, quattro ragazzi componenti di una baby gang che sono stati arrestati dai carabinieri di Torino. In 4 mesi si erano resi responsabili di soprusi e violenze che andavano avanti dallo scorso novembre, ai danni soprattutto di altri giovani ragazzi.
avvicinavano ed infastidivano le giovani vittime con comportamenti molesti, costringendoli poi, con l'uso della violenza ed il ricorso anche ad armi da taglio, a farsi consegnare denaro contante o telefonini. Sono le azioni delle baby gang che ormai causano problemi in tutte le città italiane. Questi quattro giovani minorenni tra i 14 e i 17 anni operavano a Torino, nella zona centro, e sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Torino San Carlo su ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni del capoluogo piemontese. I giovani sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e detenzioni di armi da taglio. Soprusi e violenze all'ordine del giorno che andavano avanti da novembre dello scorso anno e che sono state fermate solo a febbraio. Le immagini di questo video riguardano le molestie messe a segno alla fermata metropolitana Carducci lo scorso 15 dicembre. Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative che saranno, lo ricordiamo, domenica 12 giugno, e ad Alessandria si infittisce il traffico dei politici nazionali che arrivano per sostenere ognuno il proprio candidato a sindaco di Alessandria. I concorrenti alla poltrona di primo cittadino, lo ricordiamo, sono 5 e, come sentirete nel servizio, hanno già iniziato ad arrivare in città i politici nazionali. Si è iniziato nel pomeriggio di oggi e si andrà avanti anche per i prossimi giorni, a volte creando quasi un vero e proprio ingorgo di appuntamenti elettorali. De De Vinci. Sono gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale che hanno a disposizione i candidati a sindaco per la città di Alessandria e arrivano naturalmente i big. In ordine di apparizione, il primo ad arrivare proprio stasera è stato Enrico Letta, segretario nazionale del PD, e in piazzetta della Lega per parlare agli alessandrini in favore del candidato a sindaco di Alessandria del PD, Giorgio Bonante, che è sostenuto oltre che dal suo partito da un'ampia coalizione del centro-sinistra. Venerdì 27, invece, domani alle ore 11.30 del mattino in via Dossena sarà presentata nei dettagli la convention di Forza Italia che si terrà il 4 giugno ad Alessandria e che vedrà la presenza anche di Silvio Berlusconi, fondatore e presidente di Forza Italia. Sarà in città in quell'occasione il 4 giugno per la convention L'Italia del futuro, il mondo è cambiato, ora deve cambiare l'Italia. Arriverà a sostenere il candidato a sindaco del centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Sabato invece alle 10.30 del mattino Pierluigi Bersani, fondatore di Articolo 1, sarà al Circolo Canottieri di Via Vecchia dei Bagliani ad Alessandria per un incontro con la lista Abbonante per Alessandria. Sarà presente anche l'onorevole alessandrino Federico Fornaro. Sempre sabato alle 16 arriverà invece Gianluigi Paragone di Italexit e terrà un comizio per sostenere il suo candidato a sindaco Vincenzo Costantino in piazza Marconi ad Alessandria. Domenica mattina invece alle 9.30 sarà la volta di Gianni Barosini, candidato a sindaco per la città di Alessandria per la lista Azione di Calenda, e domenica mattina in cittadella presenterà tutta la sua squadra. Barosini chiamerà a raccolta tutti i candidati delle liste che lo sostengono nella corsa verso la poltrona di sindaco di Alessandria. Per il Movimento 5 Stelle l'appuntamento ad Alessandria è per domenica mattina 29 maggio alle 11. Arriverà presso lo studio Porto Idee in via Verona 95 la senatrice Barbara Floridia, che è anche sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione. La senatrice ha anche la delega alla transizione ecologica e culturale per le scuole e infatti incontrerà dirigenti scolastici, docenti, alunni alessandrine per approfondire il tema rigenerazione scuola. Sempre per il Movimento 5 Stelle l'appuntamento clou sarà poi la prossima settimana, martedì pomeriggio. Arriverà il presidente Giuseppe Conte, sarà ad Alessandria sempre a sostegno del candidato sindaco Giorgio Bonante, candidato della coalizione progressista di cui fa parte anche il Movimento 5 Stelle. Per il candidato sindaco di Alessandria Angelo Mandelli, del Popolo della Famiglia, soggetto politico che fa capo a Mario Adinolfi, l'appuntamento è alle 18
18:30 in via del Vescovado d'Alessandria, dove incontrerà il Vescovo di Alessandria. Inoltre si potrà incontrare il candidato sindaco Angelo Mandelli nei diversi gazebo posizionati in città ad Alessandria. Insomma, un vero e proprio tour de force elettorale, ma d'altronde ci siamo abituati nei periodi pre-elezioni. Il cambiamento climatico di queste ultime settimane ha fatto discutere molto su quella che potrà essere l'estate che ci aspetta, se veramente molto calda e secca, oppure dovremo aspettarci fenomeni di grandi piogge. Lo ha chiesto per noi Beatrice Augustaro a un meteorologo di Trebi Meteo. In collegamento Skype con Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo. Quale sarà l'estate che ci riserverà questo 2022? Buongiorno a tutti. Allora, secondo le ultime proiezioni stagionali, ci sono possibilità abbastanza concrete che l'estate possa rilevarsi mediamente sopra la media del periodo, quindi con temperature spesso elevate, quindi frequenti ondate di calore, e mediamente anche siccitosa, quindi con piovosità inferiore alla media. Si tratta pur sempre di proiezioni, quindi si ragiona a titolo probabilistico, non è una certezza assoluta, però diciamo che è più probabile che sia un'estate calda e secca piuttosto che un'estate fresca e piovosa. Quindi potremmo ritornare a una situazione simile anche al 2003, fatto di caldo, umidità? Ma diciamo, la storia poi si scrive sempre dopo, però se non è il 2003 diciamo che potrebbe anche andarci vicino secondo alcune proiezioni stagionali. Il 2003 è stato comunque un'estate veramente eccezionale, ci auguriamo tutti di non rivivere un'estate simile, soprattutto appunto avendo alle spalle un inverno e una primavera così secche. Come ha detto lei poco fa, la terra è sempre più secca, ogni volta che si verificano maltempo, temporali, come in questi giorni, sono sempre legate a disastri ambientali. Ecco, ormai da tempo anche si parla di cambiamenti climatici, come sarà quindi il futuro del nostro pianeta? Sì, diciamo che il riscaldamento climatico è una cosa che non si può ormai neanche più negare, è evidente rispetto già a 30-40 anni fa, come faccia mediamente più caldo, ad esempio sul nord Italia nevica molto meno, poi bisogna sempre fare molta attenzione a non confondere un evento meteo fine a se stesso con la climatologia globale a livello terrestre, quindi se fa una settimana fredda e nevosa non significa che il riscaldamento globale non esiste, ma significa che a livello locale possono ancora verificarsi fenomeni anche di temperature sotto le medie, però si tratta sempre di eventi via via meno frequenti e più rari. Chiaramente se andiamo avanti così il riscaldamento globale si sta accelerando, quindi i cicli climatici terrestri sono sempre stati naturali, abbiamo sempre avuto delle fasi di riscaldamento, di raffreddamento, ma nel corso di secoli, di migliaia se non milioni di anni. Invece ultimamente ci stiamo rendendo conto di un'accelerazione al riscaldamento nell'arco dei decenni, quindi è evidente che c'è una situazione piuttosto preoccupante. Il Comitato di Alessandria della Croce Rossa Italiana ha utilizzato un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per installare 3 defibrillatori nel Palazzo di Giustizia della città. I dispositivi sono stati collocati all'ingresso dei 3 piani che ospitano gli uffici e sono a disposizione del pubblico e del personale dipendente. La prevenzione è fondamentale per salvare vite umane, ha detto il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e questa iniziativa è stata inserita tra i progetti propri della Fondazione nell'ambito del settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. Si terrà sabato 2 luglio a Villa Ottolenghi la cerimonia della 14ª edizione del premio Acqui Ambiente. Ce ne parla Beatrice Augustaro.
È probabilmente uno dei premi con le tematiche più attuali degli ultimi tempi, quello di acqua e ambiente, giunto alla sua 14ª edizione con un'importante novità. Fin dalla sua nascita nel 1997, la manifestazione si svolgeva ogni 2 anni. Da oggi invece sarà annuale, una decisione che si lega maggiormente alla costante importanza nei confronti delle tematiche ambientali. Lo scopo del premio, infatti, è la divulgazione dell'educazione green nel cittadino attraverso tanti linguaggi e approcci diversi che possono coinvolgerlo il più possibile in un'ottica più ecologica, come le scelte di consumo e di comportamenti quotidiani. Presidente, anche per questa 14ª edizione la sua fondazione si dimostra vicina ad un premio che forse è il più attuale in questi tempi. Certo, la fondazione vuole essere vicina a tutti questi premi che sono così importanti e che sono sempre più numerosi nel territorio alessandrino. Certo, questo sull'acqua e ambiente si distingue perché? Perché è giunto la 14ª edizione e quindi parliamo di un premio che ormai consolida la propria presenza sul territorio e perché continua ad avere maggiore importanza. Alla cerimonia che si terrà a Villa Ottolenghi ad Acqui Terme ci saranno 2 personalità del mondo dello spettacolo italiano che da anni si battono per la salvaguardia del pianeta. Licia Colò, conduttrice di trasmissioni di successo come Geo and Geo e Alle falde del Kilimangiaro, premiata dalla giuria come testimone dell'ambiente per questa edizione, e Tessa Gelisio, blogger ambientalista italiana che grazie alla sua sensibilità ecologica ha cambiato le proprie scelte professionali del suo stile di vita. Insieme a loro ci sarà anche Roberta Castiglioni, naturalista zoologa e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze Naturali. Vincitori ex aequo del premio sono Beppe Conti con Dolomiti da leggenda dal 1937 ad oggi e Antonello Provenzale con Coccodrilli al Polo Nord e Ghiaccio all'Equatore, storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri. Bene, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito. Naturalmente la nostra informazione torna come sempre domani negli stessi orari. Grazie, arrivederci.